E dopo aver visto RX 17 Pro, adesso siamo qua con RX 17 Neo, in questo caso colorazione, se non vado errato, Astral Blu, con questo gradiente che va dal viola appunto al blu. E vi faccio vedere a fianco a, scusate per le ditate, chiaramente qua siamo nell'area di Hanson, quello in colorazione Mocha Red o Mocha Red, che dirsi voglia. Lo rimetto a posto perché voglio parlare un po' di quelle che sono le sue specifiche tecniche, un'estetica, un, o meglio, un form factor che non differisce particolarmente dalla variante Pro, sia per il display da 6,4 pollici AMOLED Full HD Plus con, come vedete, il notch a goccia che ricordo ospita la selfie camera da 25 megapixel f2.0 che è anche incaricata del riconoscimento facciale. A proposito di sblocchi, l'altra non differenza rispetto al, al Pro è che anche qua abbiamo il lettore di impronte integrato nel display. In questo momento non è configurato, però è presente anche al suo interno. Per quanto riguarda la configurazione hardware, abbiamo uno Snapdragon 660, quindi un passo indietro rispetto al 710 che c'è sulla variante Pro, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, quindi un buon quantitativo di storage interno, visto che comunque non c'è la microSD, una batteria da 3600 mAh, un buon quantitativo, ovviamente non c'è la SuperVOOC che è presente soltanto sulla variante Pro. E posteriormente vediamo anche la doppia fotocamera, che è una 16 più 2 megapixel f1.7 e 2.4, il secondario da 2 megapixel viene utilizzato come al solito per acquisire la profondità e realizzare gli effetti bokeh. Un telefono che arriva con Android 8.1 Oreo. Vi faccio vedere anche un po' l'interfaccia, che è stata leggermente cambiata in alcune parti. Per esempio abbiamo questo menu laterale che vedete va a richiamare alcune shortcuts, similarmente a quando si va a, ad avere un full screen per esempio su Oppo Find X, che va a sfruttare la status bar per avere appunto delle shortcuts. Sistema operativo, come vi ho detto, ve lo faccio vedere direttamente dalla schermata apposta, che non è questa esattamente, non mi ricordo mai qual è, dovrebbe essere questo qua, Android 8.1 Oreo, patch di settembre, in questo caso però vedete lingua inglese, quindi probabilmente si tratta di un software non definitivo. ColorOS 5.2, un Oppo RX 17 Neo, anch'esso arriverà il 16 novembre in Italia ad un prezzo più contenuto di 349 euro. Vedremo di provarlo nelle prossime settimane, di portarvi le nostre opinioni all'interno di una recensione, quindi per il momento continuate a seguirci, andate a vedere l'anteprima dell'RX 17 Pro se non l'aveste già vista. Io vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.